Quindi calcio d'angolo numero 2 per il Sant'Angelo. Siamo giunti al 19° minuto, Tommasino ronda sul pallone. Mister Uzzardi non ha voluto rinunciare alla sua immensa classe pur rientrando da un infortunio, la prima partita nel 2008 per il fantasista rossonero. Ronda, palla tagliata, direttamente gol! Vantaggio del Sant'Angelo! Ronda direttamente su corner! 1-0 per il Sant'Angelo, super gol di Ronda! È un golasso! 1-0 Sant'Angelo, Tommaso Ronda! Qua in tribuna qualcuno l'aveva previsto, pericoloso Ronda su calcio d'angolo, 1-0 per la formazione di casa. Lasciando Alexis libero in mezzo, proprio il numero 11 Mantovano va, se si sovrappone Francese, non lo tocca Stefano. E calcio di rigore, ma non è possibile, non è possibile, ancora un calcio di rigore, ma non è possibile. Non so cosa abbia visto l'arbitro, è l'ennesimo calcio di rigore fischiato a sfavore del Sant'Angelo. È una cosa indecente, indecente. Il pubblico rumoreggia, indecente. Per tutta la stagione è stato penalizzato il Sant'Angelo. Abbiamo a disposizione i video, sarebbero da rivedere tutti questi rigori fischiati in casa contro il Sant'Angelo. Comunque fatto sta che ormai l'arbitro ha fischiato, sul dischetto di rigore si presenta Francese, Francese contro Grilli, parato! Ancora Pallone, ancora Grilli, parato! Parato! Parato il rigore! Grilli contro tutti! Grilli contro tutti! Grilli contro tutti! È finita! Triplice fischio! Sant'Angelo vince meritatamente! Sant'Angelo 1 su Zarra 0! Continua la rincorsa ai playout! Grandi ragazzi! Un saluto da Stefano Cabrini e Fabio Piacentini, alla prossima! Grazie ragazzi! Sì! Dai, ti hai visto! Presidente, vuoi fare un'intervista? Chi? Lei? No, no, io non voglio fare un'intervista. Intervistiamo lei, Presidente. No, no, diamo il DVD. No, a posto così. Le facciamo avere. Alla prossima. Ciao, vorrei sapere cosa sta facendo. L'hai visto tutto.